Buonasera e benvenuti. Questa sera parliamo della compagnia di prosa stabile. Com'è che si chiama esattamente? Dan Lee, che mi sono sbagliato sempre. Carlo Bonfanti, Carlo città di Bonfanti, vabbè, siamo Treviglio. qui per Carlo Bonfanti questa sera, oltre per il fatto che domani sera ci sarà la prima. No? Sì. Dove? A Treviglio, al Teatro Filodrammatici, Teatro alle ore 21, quindi. Filodrammatici. Mi sta parlando il regista della compagnia, Carlo Bonfanti, che si chiama Walter Danelli, giusto? Perfetto, Questo non l'ho giusto. sbagliato, Ah, oh, vabbè, ci conosciamo non da una potevamo vita. sbagliare. Lina Brambilla, che è lì con il nostro regista, giovanissima, una Sì. ragazza, non dico l'età, ma quando me l'ha detto, ho detto, possibile, la laurea, no, Appunto. laurea peut, e c'ha ragione, visto l'età che mi ha detto, che però non dimostra, complimenti, sempre Grazie. vivacissima. E poi abbiamo il nostro ospite Buonasera. consueto, il grande Luciano Ravasio, È che grosso anche, diciamo sempre, grosso, no? Di solito, grande e grosso. che magari 15 secondi, Facciamo un cosa po' ci di fa? ne Dai, un natalizio, dai. insomma. Quella famosa di Leno. E se può stavolta l'esamone dal l'ambescia tramonta che il ne flesso regal. E se per la festa più bella dell'anno me sbassa la cresta e mi fa meno danno, auguri, buone feste, le candeline, dai. Passi folancheria con poche estremesse, sarà difficile e tanta allegria, without any fear, senza Ma nessun che spavento. fai, Ma come dato che hai cominciato faremo? col dialetto, fai te. Fai una domanda alla sua Brambilla, te, come mai le chiesta stasera? Parla di cos'è? Appunto, e come mai è qui la signora Brambilla? Io so parlare di Oh, teatro, Camanero, pensa no? che? Non è Ah, della dialetto, compagnia. come vuole, come l'avere. Beh, stasera sa che perché, che commemora intanto Luigi Romoldini, poverino, che è stato il mio grande amico. E poi per parlare della nostra commedia dialettale, a parte che me fu per adesso non faccio più parte. Ah, non no, fa... no, 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 da un anno e mezzo. no, 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 Ho tu non è che capito. non fai più parte, ha deciso Cioè, di faccio sempre parte prenderti della compagnia, una, però ecco, sono questa, astenuta. una Una pausa, un periodo pausa. No, serie. perché ha avuto un incidente mio marito Ho e capito, ho sono capito, e dovuta. quindi tanti auguri, però insomma vogliamo vedere, calcare come si dice le scene, Danelli, calcare Pestare il le parquet, scene. come si dice. Ci devo Allora, pensare. prima di tutto diciamo cosa succede, ripetiamo domani sera, cosa Sì. succede? Allora, domani sera abbiamo la Grande serata. commedia La stravolgente Titti, una tre atti brillantissimo di Georges Feydeau, che è stato tradotto dalla Lina Brambilla, perché ecco, lei non solo fa l'attrice, ma fa anche la traduttrice dei nostri testi. E domani sera quindi facciamo questa bellissima commedia. Al È una commedia, Filodrammatici. esatto, una commedia che noi ci teniamo a dare ogni anno. Ma è già tutto Adesso. prenotato, si può ancora venire? Ma secondo me con un po' di posti ci Con un po' di sono. posti ci sono, Sì, 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 benissimo, sì, sì. benissimo. Io però volevo, prima di iniziare, perché poi abbiamo altri ospiti, abbiamo Pietro Cariboni, Eric Molteni, Esatto. che si alterneranno appena andrà via la signora Brambilla, poi arriveranno una volta loro e così spieghiamo cosa fanno all'interno della compagnia, soprattutto in questa commedia, immagino, no? La signora Esatto, Brambilla parlerà invece della sua storia. Però, prima di entrare nel merito ancora, approfondire un po' la vostra compagnia, cosa succede domani, eccetera, eccetera. Io volevo ricordare, perché poi forse abbiamo anche filmati nei quali c'era Romualdini. Sì, beh, diciamo che stasera abbiamo cercato di portare un paio di filmati in cui avremo modo di vedere sia Luigi che anche Carlo, Carlo. soprattutto, perché insomma, noi oggi vogliamo ricordare due personaggi che di questa Che hanno compagnia dato molto. purtroppo hanno dato tanto, però purtroppo come la vita fa, la vita toglie. Vabbè. Carlo Bonfanti è scomparso nel luglio, adesso non ricordo la data esatta, del 2000, Sì, nel 7 luglio luglio 2000 2000, Carlo è Bonfanti. scomparso. E però, sapendo che dovevamo trovarci prima della manifestazione, che combinazione siamo qui proprio il giorno prima, ho cercato nel mio archivio, perché ho un capiente archivio, ma sono talmente tante le cassette video che ho, che trovare qualcosa, visto che i traslochi sono stati fatti molteplici. E però pian piano stiamo pescando e ho ritrovato un filmato del 1991 quando c'era un signore che aveva
tutti i capelli anche scuri, è stato intervistato assieme a Carlo Bonfanti. Insisti, eh? Allora io chiedo alla regia, che vediamo non tutto perché sono 5 minuti, però penso che la prima parte è Carlo Bonfanti tutta, la seconda parte di Danelli tutta, poi ci sono ancora degli approfondimenti, ma voi potrete, andando su YouTube o semplicemente su Google e mettendo su video, scrivete Bonfanti e Fabbrucci, tanto per così almeno più rapida la cosa, perché sono nel mio sito, quindi scrivete Bonfanti e Fabbrucci o Bonfanti e Danelli e arrivate sul video, questo video che adesso vi faccio vedere in parte, poi potete anche scaricarlo, regalarlo, metterlo nel vostro sito, rivedere questa persona, Carlo, perché purtroppo di Romualdini io non ho filmati, ma li avete voi, li vedremo più tardi. Allora, cominciamo a mandare il primo, questo contributo, 1991, redazione della Tribuna, quando facevamo video news per la defunta Studio TV1, defunta nel senso che si è trasferita altrove e nella nostra pianura non c'è più. Incontriamo questa sera nei nostri studi la compagnia stabile di Prosa Città di Treviglio. Sono con l'attore regista Carlo Bonfanti e con il più giovane dei vecchi della compagnia, il signor Walter Danelli. Con loro parleremo delle novità che la compagnia intende presentarvi. Novità molto particolari, delle quali cominciamo subito a parlare con il signor Carlo Bonfanti. Sì, io voglio ricordare ai miei concittadini che è iniziato anche quest'anno la rassegna della commedia dialettale. Infatti giovedì scorso, 5 maggio, è venuta a Treviglio la compagnia L'Istrione di Milano e ha rappresentato Telebursuda, La Rogna, una commedia brillante, i cui attori hanno interpretato molto bene, e la regia era di Mario Perego. Il pubblico presente ha passato una serata allegra, divertente, in amicizia. Quindi io ora invito tutti voi concittadini a partecipare alle prossime rappresentazioni. Infatti il 19 maggio avremo a Treviglio al Teatro Filodrammatici la compagnia Aurora di Villa Dalmè, in un'altra commedia brillantissima. Anzi, la compagnia Aurora già l'anno scorso ci ha fatto divertire molto con la commedia presentata. Poi avremo, devo guardare le date perché non le ricordo tutte, abbiamo il 28 maggio noi dalla compagnia stabile. Abbiamo pensato di ripresentare Gaudenzio Piantani da Sartemago perché è una commedia molto bella, brillante, ma anche molto dell'umano, e perché l'abbiamo data solo 3 volte qui a Treviglio da quando l'abbiamo realizzata. Poi il finale della rassegna è il 2 giugno con la partecipazione della compagnia Zanovello per Me, Ghe Post o No. È una commedia brillante anche questa, e alla fine della rassegna di quella serata il direttore della Cassa Rurale consegnerà un ricordo a tutti i rappresentanti della compagnia. Io ho finito. Passiamo ora la parola a Walter Danelli. Walter Danelli, i giovani della compagnia che cosa hanno in mente di fare? So che ci sono novità anche in questo settore. Beh, diciamo che noi giovani della compagnia stabile di Prosa Città di Treviglio ci siamo così trovati tempo fa per cercare di capire cosa si può fare per ottenere alcuni risultati in più rispetto a quelli che già oggi stiamo ottenendo, soprattutto dal punto di vista dell'incentivare i giovani di Treviglio a seguire il teatro dialettale. Infatti quello che ci rammarica ogni tanto è di guardare la platea e vedere che mancano molti giovani, e quindi manca un po' quella che potrebbe essere la continuità del pubblico che seguirà nel futuro queste nostre... E secondo lei come mai i giovani seguono poco il teatro dialettale? Ma probabilmente anche per questioni di cultura, probabilmente non pensano di avere dal dialetto e dalle forme dialettali quel qualcosa che possa servire a loro nella vita. Invece è molto importante, perché il dialetto è il padre dei popoli e come tale deve essere preso, deve essere capito e interpretato, perché è sicuramente maestro per il nostro futuro. E su questo spirito, su questa iniziativa, su questo modo di pensare il dialetto e la cultura del dialetto trevigliese, noi giovani vorremmo poter far continuare nel tempo questo tipo di spirito. Quindi chiediamo innanzitutto
a tutti i giovani di Treviglio e comunque a tutti i giovani di partecipare attentamente a queste commedie, a queste rappresentazioni. Non ultimo invece un appello ancora a molti giovani che desiderano avvicinarsi al teatro e vorrebbero magari nel teatro trovare una loro forma di espressione, di contattarci, perché saremo ben grati di scambiare con loro quattro chiacchiere e trovare con loro l'opportunità di fare qualcosa di nuovo. Quindi la Compagnia Stabile Città di Treviglio ci invita a teatro, ma ci invita anche a diventare attori. Ci invita a teatro, la data, la primissima data, la vogliamo ricordare di nuovo? La primissima data è il 19 maggio. Insomma, non sei cambiato, Walter? No, assolutamente, l'altezza è rimasta quella. In che anno eravate? 91. 91. Che era maggio, mi sembra. Sì, credo di sì, perché eravamo verso la fine della tra l'altro al fianco di Carlo. Quindi, e quindi i giovani sono arrivati in questi 20 anni? Sì, sono arrivati dei giovani, bravi, volontierosi, non ce n'è mai abbastanza, quindi bene. È un annuncio vecchio, diciamo, ma che va bene, va rinnovato. Sempre bene. Anzi, adesso lo prendiamo, tagliamo il pezzettino, lo mettiamo sul vostro sito per invitare i giovani. Signora, lei ha conosciuto Gino Geiger. Quattro registi ho avuto io. Allora, chi è stato il primo? Gino Geiger, Carlo Bonfanti, Giovanni Rigon e Walter Danelli. E Walter Danelli. 40 anni, 41. Allora, ricordiamo. Ma io per andare in pensione. Allora, siamo qui per ricordare Walter Lecce, Luigi Romualdini, che è scomparso da un anno, meno? No. Beh, no, meno. La scomparsa di Luigi è il 29 giugno del 2010, quindi è fresca. Sei mesi. È ancora viva. Beh, lui è come Bonfanti, è come la signora Brambilla, fa tutto il percorso da Geiger in poi. Geiger, sì. Mi dica due parole sul Romualdini, come se lo ricorda. Era un attore caratterista. Perché un po' come me, capisci, Fagrignano, era un tipo serio. Cioè le parti impegnate non sono le nostre. Anche se ce la mettiamo tutta, quando ci capita, però Luigi era bravo, insomma. Poi io recitavo. Ma Luigi è poi uno che ha fatto l'attore giovane per io una sono vita. Stata, sono stata anche, sono stata anche la sorella di Luigi, sono stata l'amorosa. Cioè ero innamorata io, ma lui non lo sapeva. Allora lei mandava le cartoline e scriveva il pensierino sotto il francobollo. Allora lui, Tericella, mia cartolina, se, dove lei? Le la, Pardiga. E lui la guardava e mi diceva, Pardiga su tal bull. Che il e pensierino. Quella che commedia era? Era... Che fa l'assurda. L'assurda, sì. Sì, che m'avevo. Il bassetto era mio papà. Luca Bassetto. Madonna. Facciamo dedicare una canzone a Ravaggio alla signora Brambilla. Gliela dedichi? Signora Brambilla. Oh, ma mi mette... quando che lei è a Torino, ma è muore, poi alla fine... Ah, sì. C'era una canzone di amore o una canzone... Allegra, cioè, no? Lei allegra. Allegra. Era tutto proiettato sulle canzoni. Coccol della mamma, bravo. Sura, un'allegra, non una romantica. Oh, no, insomma, mi piange. Già prima quando suonava anche la Lega Medal, mi commuovo facilmente, io sono un po' esuberante. Insomma, c'è sempre una canzone che piace in gioventù, parlami d'amore, Mario. Che canzone che... che piace. Adesso, non sono giovane, ma non mi piacciono le canzoni vecchie, ma piacciono le canzoni. Ah, ecco, allora come erano le... Cammino io con i passi... col tempo cammino. Caparezza, non fate caparezza. No, palestra fuori. Io che sono vecchio per queste. Ecco, io vado bene a fare gli anni 60, quando c'era. Ecco, bravo. Se tu guardi gli occhi miei che hanno pianto per amore. Questa se la ricorda. Che han versato tante lacrime. Visto che parlava di. Puoi trovarci la tua immagine. Quel tuo viso, quella bocca, che baciai, lo segui sempre. Che baciai, e così saprai, in realtà sai che era di Simon e Garfunkel. Vedi che non sei seguito solo nella zona. Perché lui gioca a mettermi in imbarazzo, mi dice, fa la canzone per la signora, fa la domanda alla signora, e rimango lì. Allora, questa canzone, l'osservazione invece che andrebbe fatta con lui, è sempre lei, guarda lei che bella fa.
faccia a lei. È che in inglese era un testo complicatissimo, filosofico. Hello darkness, my old friend, I come to talk with you again. E in italiano invece noi non eravamo abituati ancora ai testi complessi, riflessivi, e l'abbiamo trasformata nella millesima canzone d'amour, chanson d'amour. Allora adesso, signora, è stata una bellissima esperienza questa della compagnia che ha vissuto lei. Quanti anni è durata? 41. 41. Ma l'impegno era abbastanza importante, sì, vero? Quante volte provavate? Due sere, due anche tre a volte. Sempre, tutto l'anno? Sempre. A proprio... da febbraio, quando cominciate le prove? Ma in questo modo febbraio-marzo. Febbraio-marzo, fino a quando comincia la rassegna. Cioè, praticamente si è sposata con la compagnia. No, ero già sposata. No, dico si è sposata con la compagnia. Sì, mi sono sposata più di una volta col Bonfanti, specialmente. Oltre che il mio maestro era mio marito. E Bonfanti, come si ricorda di Bonfanti, la cara persona? Bonfanti, se mi fa parlare di Bonfanti mi commuovo veramente, perché è stato per me un grande maestro. Io ho imparato, ce l'avevo già, perché se non ce l'hai dentro non puoi recitare. Certo. Però lui mi ha dato proprio... Beh, c'aveva una bella, era simpatico, c'era una bella grinta. Beh, io ho avuto il piacere, la fortuna di conoscerlo fin da ragazzo, perché abitavamo uno di fronte all'altro. E non so se è lui che ha insegnato a me andare sui pattini a rotelle o forse gli ho insegnato io. Sì, perché io ero sui pattini a rotelle e lui l'aveva altri, ha provato, quindi aveva avuto 30 anni, 25, era proprio un ragazzo. Bene, io ringrazio il signor Brambilla, perché adesso vedremo una parte della commedia. Mi dicevi la prima parte... Beh, la commedia è proprio il pezzo di cui si parlava prima. Quindi rivediamo la signora Brambilla. No, vediamo nel pezzo di Piantanida, Sarte, Mago, che è stata... la commedia dichiarata da Carlo la migliore in senso assoluto, e in cui ci sono Carlo e Luigi che fanno Carlo e Luigi Rubaldini. Benissimo, dato che dobbiamo salutare la signora Brambilla, dopo la signora Brambilla chi sarà l'ospite il vostro che entrerà con voi? Io vorrei portare qua una persona che ha sostituito nell'ultima commedia Casanova dei Tre, proprio Luigi Rubaldini, che è un attore giovane, quindi crea un trade union tra... Quindi Eric Molteni. Molteni, benissimo. Signor Brambilla, gli do un bacio a distanza, poi glielo do ancora a fine trasmissione. grazie. Aspetti che adesso mandiamo il filmato, poi si alza. Anzi, ecco. E adesso vediamo un momentino insieme il filmato, sì, e dopo chiamiamo Eric. Aspetta, smorzo la luce. E se... Ma non lo vedo neanche. Ma no, signore. Ma manca il mio, eh? Oh! Ma... Danelli, sì, ecco, questo era proprio l'inizio del pezzo che poi Carluccio e Luigi gustavano fare, sempre anche nelle prove, in cui poi Carlo ha inserito anche un balletto e ne abbiamo visto un piccolo pezzo, però naturalmente essendo poi sì, tutto sì, il adesso buio, lo mandiamo avanti. Intanto salutiamo Eric Molteni, che è l'attore giovane. Sì, giovane, diciamo basso la media all'interno della compagnia. Ho visto che ha provveduto a allinearsi. No, no, l'ho scelto proprio così, scelto così. Vedi che ho più capelli di noi, cioè, visto? Cioè, Che mestiere fa Walter? No, Eric? Ma io ho un'attività in proprio, ma sono ancora uno studente, nel senso che ho studiato teatro e cinema alle DAMS di Brescia, dell'Università Cattolica, e poi mi sono laureato in lettere moderne. Ho capito. Adesso sto facendo una specializzazione sempre nel campo letterario. È un bis laureato. Ah, bene, bene. Tra un po' tris.
perché il DAMS adesso l'hanno spostato a Brescia. Una volta c'è anche a Bologna, poi io vabbè per scelta, avendo anche un'attività lavorativa, non potevo permettermi di trasferirmi. Personaggio si chiama di domani? Quello di domani, io sono il tenente Giacomo Bernardi, che è una storia particolare questa della stravolgente. Allora lo raccogliamo dopo, se la regia è pronta mandiamo un pezzettino con Romualdini e Bonfanti, sì, e poi rientriamo. Io ti invoco, mio libro, perché tu sia di valore e di profitto alla mia necessità, affinché io possa raggiungere il mio intento. E ancora ti invoco per il potere che è in me e ti esorcizzo da ogni maligno influsso. C'era mantuglie tra ultimi sulla candela. Gira mantuglie tre volte con la candela. Di accettare docilmente il mio comando. Non può più che gli agenti ti comando e ti invoco perché ti mostri immantinente al mio richiamo. Obbedirai, risponderai, eseguirai. Beh, spassosissimo, ma si può avere questa cassetta per il, non so, qualche spettatore che lo vuole avere? Non l'avete duplicata? Allora, sì, noi abbiamo fatto altre cassette. Purtroppo questa è un atto del master, uno degli atti è andato perso. Oh, e quindi purtroppo accidenti. Non riusciamo, se non con dei VHS di questo livello, però è tutto quanto da... Allora ritorniamo a Eric e quindi a domani sera. Sì, domani sera, appunto come diceva Walter prima, abbiamo questo spettacolo Stravolgente Titti, che è una commedia un po' diversa, no? Dagli stereotipi soliti della commedia dialettale, nel senso che solitamente l'impianto della sceneggiatura della dialettale è di solito con una sceneggiatura in cui c'è sempre l'equivoco, in cui c'è sempre il tonto di turno che poi fa sempre la figuraccia verso la persona un po' più intelligente. Questo è un po' diverso, ci sono sì gli stereotipi tipici, però è sviluppato un po' in maniera diversa. Una battuta, una frase che deve raccontare, è un po' divertente, ce l'hai in mente in questo momento? È troppo complicato? No, perché non c'è il dialogo, no? Ce ne sono parecchie. Una lettera? No, c'è una parte che mi riguarda particolare, che appunto io sono questo tenente che gli viene dato come promessa sposa la nipote del generale,
Però arriva tutto un tratto la mia ex fidanzata, molto più focosa, molto più disponibile. Quindi lei della mia in dialetto fidanzata. Cosa dice? Quando ci incontriamo? Ci incontriamo io e lui e io devo restituirgli la promessa di matrimonio. Dai, ce n'è in dialetto? Ma scusami, sono un po' depressa, però se è possibile, garesse de daga, che la lettera che è generale, per daga da lì. Va bene, sì, va bene. Ecco, Gadise però, ma se raccomandi, Gadise che è del Bernardi. Ah, Bernardi, il famoso Bernardi! Sì. Bene, bene. Complimenti e auguri per il matrimonio, eh! Grazie, ma scusa, ma sono un po' depresso con le scappare, la salute, ma salute generale, salve! E io nello scappare incontro la mia vecchia fidanzata, che finge di essere invece mia nonna, al cospetto di Walter, e quindi c'è tutto... Al cospetto, al cospetto, parla bene, porta la faccia al dams. La faccia al dams. Oddio, quando è che è cominciato? Fidanzata che passa per nonna. Ecco, ma è passata per nonna. Dovete venire. Dovete venire a vederla, se no si perde tutto il gusto. A parte che Fedò è uno svizzero, quindi sai, era francese. È uno svizzero francese. Per cui meraviglia, uno svizzero comico. Insomma. Il nostro Eric ha cominciato, quando è entrato in compagnia? Ma con loro è 2 anni che recito. Prima recitavo un'altra compagnia, a livello molto più... amatoriale rispetto alla Bonfanti. Cioè, con la Bonfanti posso tranquillamente dire che si tratta di una delle migliori compagnie che ci sono in circolazione. Va bene, dai, sono circa 9 anni. La carta di credito di Vittoria. Sotto banco. Benissimo, complimenti. Adesso stai qui un attimo con noi, perché adesso abbiamo anche una telefonata, speriamo di riuscirci, perché ci sono in corso le prove del Corpo Musicale Città di Treviglio, che sapete che domenica alle 16, scusate, presso il Palazzetto dello Sport c'è questo grande concerto come tutti gli anni. Però intanto che mandiamo un pezzettino del filmato con Beruschi, che sapete, ve l'ho già fatto vedere, è venuto la scorsa settimana, quindi mandiamo una battuta. Intanto che facciamo vedere un pezzettino di quel filmato, chiamiamo la compagnia, il corpo musicale, per vedere se rispondono e se possiamo portargli il telefono e fargli dire qualcosa, perché stanno proprio provando in questo momento. Allora mandiamo il filmato, sentirete un po' di musica perché durante la conferenza stampa ho portato lì alcuni elementi della banda, e poi c'è una piccola scenetta che fanno Beruschi con una soprano che sentiremo poi probabilmente anche al telefono. Sì, lui canta. La ci daremo la mano, la mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiamo ben mio da qui. Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cor, felice verso re, ma può burlarmi ancora. Vieni mio bel diletto. Ma per favore. Ma no, ma io non so cantare. Sei bravissimo. Lei è un grande soprano. Sì, ma ci vediamo poi al 18. Al 18 c'è questo concerto qua. Devo dire Treviglio. Che senza direttore proprio hanno qualche problema.
Allora chi mi racconta cosa succede? Sempre così, i rettori. Loro dirigono, sanno tutte le note. Io sono un ragazzo semplice, vado su, non so neanche cosa sono le note. Ma lei, Marina, è brava, è un soprano. E ci sarà questo concerto. Un soprano, un mezzo soprano, un tenore, un baritono, un basso. Il maestro Belloli, una sicurezza per Treviglio. Sicurezza, e abbiamo Verdi, lui è Verdi, quindi sarà Verdi a condurci per mano nell'iter di questo concerto che prevederà appunto tutte le più belle pagine del repertorio operistico di Verdi, con lo sfondo delle scenografie del maestro Tirloni, Luca Tirloni, che ha curato le scenografie. Gli ha fatto anche il ritratto lì, lo vede? Quello è Verdi, Verdi Beruschi. Sì, solo che a lui non erano caduti i capelli. Vabbè, e allora, aveva però era ricco. Gli mettiamo la tuba e il parrucchino, va bene? Ciao. Arrivederci, 18, Vi aspettiamo. Venite. Ecco, abbiamo... Ma tu sai fare anche qualcosa di lirico? Naturalmente, tutto. A quei livelli lì riesco anch'io. Di Beruschi, il però. Povero di Mozart si rivolterà nella tomba. La ci darem la mano, la mi dirai di sì. Vedi, non è lontano, partiamo ben mio da qui. Sei capace? Alla Beruschi. E puoi fare vorrei e non vorrei. Ci voleva la signora Brambilla, la Lina, sì, la Lina è felice a cantare. Sarei, ma può burlarmi ancora, Tra l'altro è stata inaugurata la Scala quest'anno proprio col Don Giovanni. Allora, forse abbiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Oh, carissima, allora... Salve, Roberto! Buonasera, abbiamo appena mandato il primo pezzo di quel filmato che abbiamo fatto, dove lei canta e canta anche, purtroppo, anche Beruschi. Beh, io chiedo bene a Lidi, non è stata proprio veramente una cosa molto scherzosa, ecco. Domenica mi sentirete nella mia vera versione. Mi hanno detto, stamattina ho incontrato anche il presidente del gruppo musicale, mi ha detto, vedrai che voce quella donna lì, che come riesce a far sentire le note, come far sentire la sua voce in un modo strepitoso. Quindi noi siamo, domenica saremo lì naturalmente. Certo, ci contiamo. Noi adesso qui siamo in prova. C'è il maestro Belloli che sta provando con l'orchestra, mentre io non so se sentite appunto il chiasso, ecco. L'orchestra che sta riaccordando gli strumenti. Sento. Qui c'è anche il maestro Belloli, mi sa che lo faccio uscire un attimo dalla sala. Grazie. Lo faccio uscire un attimo dalla sala. Sì, grazie, perché poi so che è appena tornato dal Giappone, quindi magari due parole ce le dice. Punto, poi riprendo io il telefono, vi faccio. Grazie. Belloli. Salve Roberto. Salve. Perché il maestro Belloli ha fatto un viaggio, penso 7-8 giorni, è stato in Giappone perché ha fatto un concerto. Ma voi non è che avete, durante le vostre commedie, avete pensato di mettere dentro anche la musica? L'avete fatto? Abbiamo fatto un paio di commedie, avevamo addirittura inserito un brano fatto con fisarmonica sul proscenio. E poi addirittura avevamo inserito anche, proprio in questa commedia, un balletto. Naturalmente era Carlo che aveva queste idee. Era Carlo? Sì, lui aveva queste idee. È un po' difficile. Stavamo pensando una volta di fare anche una commedia cantata, dove c'era una specie di operetta fatta in casa, però... C'è? Pronto? Sì, pronto. Ah, Paolo, bentornato. Quando è tornato dal Giappone? Lunedì sera. Ah, quindi è già un po', già qualche giorno. Com'è andata? Diciamo che ho avuto bisogno di qualche giorno per smaltire il fuso orario. Questo l'avevamo detto prima di partire. Comunque l'è andata bene? Ma sì, molto bene. Molto bene. Sì, assolutamente. Diciamo che un po' l'esperienza... che ho coltivato qui a Treviglio e nelle esperienze mie italiane è servita
e l'ho portata in Giappone. Benissimo, benissimo. Poi magari se c'è qualche filmato, qualche immagine, la prossima volta che verrà qui in studio con noi la mostreremo. Quindi adesso cosa state provando? Ma adesso stiamo provando per il concerto di Natale di domenica. Certo. Concerto ormai tradizionale, offerto, diciamo, promosso e così organizzato dall'amministrazione comunale, un concerto ormai tradizionale che quest'anno è, diciamo, è monotematico, praticamente eseguiremo tutte arie e musiche tratte dal repertorio verdiano. Benissimo. Oltre al corpo musicale, il coro lirico di Bergamo e anche cinque solisti, soprano, un mezzo soprano, un tenore, un baritono, un basso. Cinque solisti di levatura internazionale, con la collaborazione anche del pianista Samuele Pala, pianista che collabora con il conservatorio e con il Teatro Dorizetti. Quindi, personaggi. Maestro, allora alle 16, giusto? Sì, alle ore 16 si parte. Certo, di Natale si parte, poi speriamo di arrivare in fondo. Ok, maestro, io le chiedo di scusarmi con la signora, ma dobbiamo chiudere perché siamo un po' in ritardo coi tempi. Va io bene, vi lascio il vostro bene. Lavoro e tante grazie e bocca al lupo per domenica. Grazie, grazie. Grazie Belloli, buonasera, buonasera. Buonasera. Allora, è venuto un momentino più lungo per queste cose, però insomma sarà un concerto molto importante. Quanto la rappresentazione, dopo vado da farmi insegnare. Sì, vado lì a far scrivere, bravo. Di domani sera, la serata che sarà molto importante. Allora ritorniamo un attimo, intanto che salutiamo il nostro Eric Molteni, che è il giovane attore della Compagnia Stabile. Ritorniamo al nostro Ravaggio. Sì. Ma tra l'altro io chiedo allora come si intitola la commedia, che non me lo ricordo più. Prima cosa. La stravolgente Titti. È tratta il testo originale. Com'era? Originale era La Dame de Chez Maxime. La Dame de Chez Maxime. Ah, è diventato un'altra cosa. Beh, il ristorante No, te mette il gol di musica. No, beh, se vuoi. Operetta francese. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ma non è lì che volevo arrivare. Perché volevo ricordare, visto che siamo sotto le feste, una delle principali che è passata, che è quella di Santa Lucia, ed è uscito, ovviamente, con l'Eco di Bergamo, quel CD Le Sane Dal, che era già uscito lo scorso anno, ma era piaciuto a tal punto che l'Eco l'ha riproposto. E lì, oltre a esserci le canzoni natalizie, tipo quella di Lennon che abbiamo visto prima, c'è una canzone su Santa Lucia, ce n'è un'altra ancora su Santa Lucia che in realtà mescola Santa Claus is Coming to Town, che sarebbe poi Babbo Natale, ma il problema è che noi bergamaschi di oltre il fosso, non come voi che vi arriva Gesù Bambino, noi Gesù Santa Bambino Lucia non l'ha mai portata, per cui era diventata anche lì. Balos berechi, in che per magia si tace angeli, ma fomi e la spia, le la noce che ve Santa Lucia, ma riprende proprio il testo. Non so che anche Calvenzano, per esempio. Sì, arriva. Ma lì forse dipende dalla dominazione veneta, dobbiamo vedere quello. La sa sei ceci e nana, si è dos come la mel, la sa be chi le brao cattif, figio dei se per l'amor del cielo. O sulla tramonta e luci serpia, e sì, la luna la sponta coi sogni le laria. Santa Claus is coming to town. Ma tu avevi filmato. L'abbiamo filmato, lo mandiamo. Sì, della canzoncina più lunga su Santa Lucia, ma tradizionale. Questa. Santa Lucia e saluto. Sempre roba da YouTube. Buonasera. Che bel primo piano, stai bene in televisione. Stasera l'aria è piena di magia, perché stanotte la passerà Santa Lucia. Sura la sniche vola come un aquilù, la eso del ciel coi soregai e coi bumbù. Però esce ti che per spiala e dorma mia, la beta sendere in dioce quando la ria. I cantilene e i dischele la vien di notte,
coi stelle sul vestite e scarpe tutte rotte, di chiei e bionce la gade di oggi gran bei, inemurato il re la ulicchi du gioiei, e la sonoce la più lunga che sia, perché in galampia aspettare Santa Lucia. Santa Lucia, mamma mia, con la borsa del papà. Santa Lucia, la egnerà, la egnerà sul mio balcone a portarmi bel turù. Santa Lucia, la m'ha tradita in più occasioni. A me due arans, ai siore e scarpe del balù, e non può a me per incontrarlo mi è dormit, o faccio so in tabrocken sotro appentit, istes de quando che il te lassa al primo amor, te parchi al monge in giro doma di impostur. Santa Lucia stasera turna la mecca, trestida come la mia mamma, stes de che la volta là, fas miei problemi ormai a so che più al balù. Me sei contente di fig d'asen del carbù, ste rime dolce amare e una letterina, e a scrice non ho mate daga, una giadina. Santa Lucia, mamma pia, metti un dono in scarpa mia, e con la sni trota e galoppa, coi sacchei piede regali che lui porta sulla groppa. Le noci, la sende me la nostalgia, all'album bu che m'ha portato Santa Lucia. Quindi Santa Lucia la trova nel CD che c'è nell'Eco. Sì, nel CD che dell'Eco, lì tra l'altro eravamo, le foto vengono dalla provincia. Della, ho capito. Allora, e scherzavo con lui che a Treviglio non arriva Santa Lucia, invece lui dice di sì. Ma no, io da piccolo, facciamo arrivare. Da piccolo mi ricordo che c'erano dei miei vicini di casa che arrivavano da Calvenzano e loro... Noi ci meravigliavamo, perché non essendo originari di Treviglio, ci meravigliavamo di Santa Lucia perché non la festeggiavamo. E invece lo festeggiano. Però ti parlo della via Calvenzano, e la gente era di Calvenzano, perché a Treviglio, non so, bisogna sentire le famiglie trevigliesi d'origine. Abbiamo qui Caribone, per esempio, che adesso è entrato. Caribone, Santa Lucia e Treviglio, no? Chi ti portava? Santa Lucia, sì, è stata sentita, almeno da me, e molto sentita, penso da tutti gli altri della mia età. Quindi non è una cosa proprio solo calvenzanese, vedi? Allora, Danelli... dicevo, perché per la tradizione anche lui ha i capelli di Eric. È vero che vi siete scelti. Vi siete... Come sempre, io devo avere qualche peluccia. Abbiamo una telefonata. Allora, velocemente abbiamo una telefonata. Buonasera. Da dove chiama? Cosa vuol domandarci? Ciao Roberto. Buonasera. Sono Iginio. Ah, ecco, il nostro poeta dialettale di Agnadello. Tutto ho bene? Adesso... Ho sentito adesso Santa Lucia e mi ha commosso veramente.
devo ringraziare Luciano. Grazie. E approfittavo per fare gli auguri di Buon Natale e di buone feste ecco a Luciano. Benissimo. Grazie, anche contraccambio. Contraccambiamo tutti. Ad Agnadello chi portava i regali? Santa Lucia o Gesù Bambino? Santa Lucia. Santa, vedi, ah, vedi. E poi il bambino anche. Anche? Santa Lucia e metà il bambino. Anche il bambino. E io ero così, arrivando da un'altra regione, avevo i regali sia a Santa Lucia sia al Bambì. E anche alla Befana. E anche alla Befana, la calza Befana no. Col carbone dolce. Befana no. Allora, dobbiamo parlare di Agnadello a gennaio, Eugenio. Va bene, io sono a disposizione per quello che posso sapere. E rifacciamo, vedere qualcosa di, quel, di quell'anno là. Che anno era che abbiamo fatto il documentario? 2009, sì. E parleremo un po' della, vabbè, vedremo, la Madonnina l'abbiamo già fatta vedere, la partita di pallone magari li facciamo vedere, va bene? Va bene, va bene. Racconto sul partito. Ringrazio anche io quelli della compagnia, che io sono un affezionato della rassegna, sono sempre andato. Benissimo, allora mi raccomando domani. Grazie Eugenio, auguri a tutta la famiglia. Ciao Luciano. Saluto. Auguri. Auguri. Allora, non so se la regia è pronta, cosa c'è adesso, Danelli? Sì, adesso abbiamo preparato un altro pezzo, sempre di Carlo e Luigi Romaldini, visto che era un po' questo il leitmotiv, in una commedia che si tratta di un cavallo di battaglia di Luigi, di Carlo, che è I fatti della Cadetonio, e qui è un pezzo che è teatro nel teatro. E mentre lui, il nostro uomo qua, che appunto vi siete tutti truccati alla stessa maniera... La prossima volta anch'io. Allora, c'è un motivo, siccome abbiamo la truccatrice che si deve impegnare molto con gli uomini, cioè con le donne, allora noi cerchiamo di togliere a lei l'incombenza della pettinatura è degli uomini. È più semplice con noi. Che l'amico Caribone che parte fa? Beh, allora, dillo tu, dai. Allora, in questa commedia che facciamo quest'anno io sono l'attendente del generale, praticamente il cameriere. Ecco, sono e la scenetta? Prego? Una scenetta sui bar? Ma non è molto... Forse in quella dell'anno scorso la scenetta è molto più caratteristica. Ecco, l'anno scorso noi abbiamo ripreso una vecchia commedia che era Casanova dei Trei, in cui Eric aveva fatto la parte che a suo tempo era di Luigi Romaldini, ecco perché ho portato anche Eric. E lui invece era entrato lì per la prima volta in compagnia, quindi una giovane new entry, in cui faceva tassista al quale... Facendo molta strada in giornata, la strada sa la menna certa sit, al quale piace bere, insomma. Per cui avevo tutto truccato di rosso il naso. E la scena, diciamo, culminante alla fine del terzo atto, in cui sto bevendo in casa di una signora dove ho portato una borsetta ritrovata. E alla fine parlo un po' con la lingua un po'... legata. Invece di dire fal. Bene, allora, vabbè, sura, a me su minchia per la mancia, né, perché, a su minchia perché, mio padre, mi ha sempre insegnato che, a essere onesto, vabbè, sura, e mi diceva sempre, nel mezzo del cammino di nostra vita, un buon tassista tiene la via diritta. Buongiorno, Sua. Qui è abbastanza colorita come... Benissimo. E invece quest'anno fai l'attendente. L'attendente del generale. Sono un po' più serio. Però sono straniere sono questi. Più marziale. Però attenzione, perché chi verrà in teatro... Non lo riconoscerà. No, assolutamente. Adesso io chiedo alla regia se è pronta, altrimenti facciamo cantare il nostro Ravasio. Pronta? Benissimo, allora mandiamo un pezzettino del DVD. Vediamo quel pezzo che secondo me è una commedia nella commedia, quindi vale la pena gustarselo. Che meraviglio! Ma
candelabro. Ah, bella, 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 bella. Quella io ho comprato la radio. Anda la radio. Allora Ravaggio? No, stavo sentendo che facevano verranno a te sull'aure. La Lucia, la Lucia. Di Lammermoor. No, di Lammermoor. Di Lammermoor. Ma voi l'avete cambiata così. Allora, a livello di dischi Let It Amber, Let It Be, insomma. Vedi? No, abbiamo dato lo spunto. La cultura melodrammatica ce l'ho e come? Adesso non voglio infierire, ma... Verranno a te sull'aure i miei sospiri ardenti, udrai nel mar che mormora l'eco dei miei lamenti. Rientriamo con il filmato. Bravo, Ravaggio. Un quintes de fa, me che rembino che... Che proprio che? Madonna, le grossi sì! Rosso come impumato smarius! Ogni tanto si ricorsi e mia ma si dice... Si dice come se ne bella mostra, che mal che mi fai a te! Beh, penso! A se mi era mongutino! Te! Te ti credere mia! Rialla lui, na tea della, na schissa della, a de dopo che repugnanza. Per forza, hai a studiarlo, no? Studiarlo. Sì. Capitano. L'unica roba che mi dispiace a me, è che le mie mostre e bu, te regalamo a neudì, a me. E mi piace se tanti scelti. Madonna, gli età giù e poca ne del te. La furca del pirato che ne amo del te, poi. Ne più se d'un anche facilecca. Sì. Etano. Ti sei ricordo? Cosa fai a mettere giù? Quando cannai a cantare in Ustari. A sarei gode. Che belle cantadelle che non capisca in fuori. No. Oh, Tonio, no. Oh, no. E non te la invece. Chi ha detto non capisca fuori una bella cantadella? Chi ha detto una bella cantadella? Tonio, no. Nel Natale... Ogni scherzo vai. Tano, come lei era quella là? Che fa com'è quella là? Non credo. No, credo. Ben tu ne è, te vedrai, ne è. Per prim. Me per prim, te te. Meglio sarebbe che non ti avessi amato. Sapere
dai, vediamo. Stavo vedendo la tonalità, la fanno una tonalità da tenore. Però io sono basso. Meglio sarebbe che non ti avessi amato, sapevo il credo ed ora l'ho scordato, pur non sapendo più l'ave Maria. Lui è un tenorino. Come potrò salvar, dai, l'anima. Questa è come fa lui quando mette l'anima. Era più da Berlusconi che mi è entrata. Che no, allora, adesso poi facciamo chiudere Ravasio con una canzone, quel tempo che rimane. L'ultimo annuncio, prima di tutto vi ricordo che la replica di questa trasmissione è domenica alle ore 22.30. Quindi chi non l'ha vista, vostri parenti, cittadini, canale 93. Ricordiamo la vostra commedia domani sera, filodrammatici, alle ore? Alle ore 21. Alle 21. 21, sì. Ingresso, lire? No, è ingresso libero. Ingresso libero. Sì, ingresso sì, libero. Sì, 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 sì. Cosa gli chiediamo a Cariboni? Quando gli crescono i capelli, quello no, l'abbiamo assodato, ormai è definitivo. Non crescono più. Perché li taglio ogni mattina. Quindi invitiamo tutti a teatro e anche magari a far parte della compagnia. Certo. Posso? Rubo solo un secondo. Prego. Visto che siamo in casa di TRS, la sera di Natale alle 21, TRS trasmetterà la nostra commedia Vapore a caccia. Quindi, carissimi spettatori, guardate, fidelizziamoci. E allora Ravasio cosa fa? Che saluta intanto. Ah, buon Natale, poi ci rivediamo ancora noi, ma buon Natale. Sai, facevo proprio una canzoncina più classica e più religiosa, che è quella dell'astro del cielo, ma guarda che lì c'è un... Manca poco. Nocte Nedal, nocte l'amor, santa noce del Signore, ol Padre della terra e del cielo, l'esce ti che le affrecce, che le alzel, core a me coi pastori, per adorar nostro Signore. Praticamente sono tutte verso. Posso aggiungere? La commedia, la vostra commedia, va in replica anche il 26 alle ore 16. Bene. Va bene. Quindi va potete vederla anche il 26 alle ore 16. Lasciamo chiudere a Ravasio, dai. Sì, saluti a tutti, arrivederci. È una versione di Astro del Ciel che riprende più l'originale Stille Nacht. Nocte l'amour, nocte nedal, una stella l'el segnal, la solus le la scala d'arzen, che fa in zoi angei del firmament, passa i omeni di